sera, più cordiale invito e il saluto a tornare a visionare il futsal sui canali di Mondo Futsal TV in compagnia di Daniele Porcelli e di Giulia Onorati per le riprese esterne di questo importante confronto per l'Atletico Anzio Lavinio, che torna tra le mura di casa ad affrontare la formazione romana dell'esercito corsa della avversaria. Aiello sulla destra, la palla messa in mezzo, Danella, c'è Mastrofrancesco, il tiro due volte ribattuto, pallone invece l'avversario, Aiello se ne va a sinistra, prova anche il tiro, soltanto all'esterno della rete. Adesso cerca e va a pescare, trova molto bene Danella, ancora il retropassaggio verso Aiello, adesso si accentra il tiro di piattone sul fondo, ci ripensa poi, va a recuperare un importante pallone, arriva anche Aiello, a fiondata il tiro e la rete! Il gol che sblocca il confronto. A passeggio Aiello se ne va verso sinistra, poi c'è Mastrofrancesco. Danella, il tacco. C'è Mastrofrancesco, la palla messa in mezzo. Coletta, il raddoppio. C'è Aiello. Si libera, poi si accentra. Carica il tiro. Il tiro da parte di Montese. Russo. Esce Coletta, palla al piede, ci prova dalla distanza, il tiro, si gira Aiello, se ne va Di Lorenzo, ancora Aiello, poi si accentra e c'è il doppio personale per lei, ma ci sono il terzo gol sotto di tre reti, scusate, Berti, il tiro, buono, va bene. Danella, attende che arriva Todisco con il mancino, velenoso, se ne va Montese. Pronta per mettere la palla in mezzo per Berti, il tiro non trattenuto da Marciano. Coletta, Todisco, il mancino vede l'angolino, ha provato Aiello, Cornelio, Aiello, Berti respinge, ci prova anche Di Lorenzo, Nanzio Lavinio, Aiello se ne va, fa tutto da sola fino al tiro con la conclusione che vale la rete, calcio d'angolo per l'esercito italiano. Berti, la fiondata, stava per diventare pericolosa. Prova la soluzione lunga sul corridoio di destra, recupera Coletta, la palla messa a mezzo di Lorenzo, lo scambio e poi il gol proprio di Lorenzo dopo lo scambio con Mastrofrancesco. Adesso va a rimettere in gioco Berti dalla distanza, non trattenuto il tiro da Maglione e c'è il gol di Berti. Con calma, lascia far ripartire l'azione da dietro. Il tacco da parte di Aiello per Mastrofrancesco, il diagonale. Si incarica della battuta Russo. Il fischio, parte la rincorsa, il tiro, c'è la deviazione vincente di Marotta. E c'è il gol ancora per l'esercito. Arriva il triplice fischio finale. L'Atletico Anzio Lavinio batte Esercito Calcio 5-2.